Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudantur Jesus Maria, amici carissimi, siamo alla 21ª puntata del ciclo di catechesi dedicato al Catechismo Romano e questa sera con questa 21ª puntata, se Dio vuole, concluderemo la parte dedicata al Credo e con la seconda parte, molto interessante e molto bella, dell'ultimo articolo che è Credo la vita eterna. Ci siamo fermati la volta scorsa, abbiamo visto la prima parte di questo articolo, quindi il significato dell'articolo. La vita eterna è una beatitudine perpetua, la natura della beatitudine eterna, l'ineffabilità della beatitudine eterna e la fede nella beatitudine eterna che promuove la pietà. Ecco, oggi vedremo la duplice beatitudine essenziale ed accessoria e poi gli approfondimenti della beatitudine essenziale e accessoria o accidentale ed infine come si acquista la beatitudine. Forse non sarà una puntata troppo lunga, sono i numeri 144, 145, 146 e 147, però sarà sicuramente una puntata molto interessante. Avremo modo sicuramente di parlare all'interno, se posso permettermi, credo di averlo fatto forse anche nella puntata precedente, ma eventualmente facciamo che ripetita Juvant, credo che possa essere un buon utile l'approfondimento dei temi anche che tratteremo questa sera. Il ciclo di catechesi che ho fatto uno o due anni fa, chiamato Il libro di tenera amata, si fonda certamente su una rivelazione privata, però è una narrazione assai bella, avvincente e dettagliata della beatitudine accidentale. Quindi sto vedendo davanti agli occhi il ciclo di catechesi per dirvi l'anno. Sì, è stato un anno fa. Un ciclo di catechesi che è partito a settembre del 2022, il 2 settembre 2022, e che è terminato il 26 maggio del 2023. I temi che troveremo oggi evidenziati, alcuni di essi, diciamo che lì sono rappresentati come teologia viva, come teologia vivente, come teologia palpabile, con tante belle sorprese. Comunque, il catechismo, comincio la lettura, descrive così l'argomento di questa sera. Paragrafo 144, duplice beatitudine essenziale e accessoria. Quantunque, come scrive Sant'Agostino, sembri che possano essere enumerati più facilmente i mali di cui mancheremo che i beni e i piaceri che godremo, pure si dovrà spiegare brevemente con chiarezza quanto varrà infiammare i fedeli alla brama di conseguire con immensa felicità. Ma prima si dovrà notare la distinzione insegnata dai più autorevoli scrittori di argomenti soprannaturali. Essi infatti stabiliscono che vi sono due generi di beni, di cui uno spetta alla natura della beatitudine, l'altro ne discende. Per ragioni pedagogiche chiamiamo i primi beni essenziali e gli altri accessori. Allora, una puntualizzazione molto importante è che paradossalmente è più facile descrivere l'inferno che descrivere il paradiso. Perché? Perché
purtroppo di molti mali dell'inferno, noi ne facciamo disgraziatamente già esperienza qui. Mentre della beatitudine del paradiso abbiamo soltanto dei vaghissimi e pallori riflessi in qualcuno di quei godimenti sani e santi che possiamo vivere in questo mondo, ma sono molto distanti da quello che sarà. Tuttavia, e questo lo notava già Sant'Agostino, sembri che possano essere enumerati più facilmente i mali di cui mancheremo che i beni e i piaceri che godremo. Tuttavia, però, qualcosa, sulla base appunto degli scrittori che autorevoli in temi soprannaturali, il Catechismo si accinge a dire, e con lui gli diamo un'occhiata anche noi. Beatitudine essenziale, numero 145. La beatitudine sostanziale, che con un termine comune può dirsi essenziale, consiste nel vedere Dio e godere della sua bellezza. Perché qui è la fonte e il principio di ogni bontà. Questa è la vita eterna, dice Cristo nostro Signore, che conoscano te solo, vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Avrebbe detto l'immortale catechismo di San Pio X che Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro. In questa vita possiamo e dobbiamo conoscerlo, ovviamente è una conoscenza non diretta, è una conoscenza indiretta, è una conoscenza mediata, è una conoscenza per fede. Ma la beatitudine è vederlo. Vederlo. E dovrebbe essere il sospiro della nostra esistenza. Perché per questo siamo stati creati. Citazione del Vangelo, la prima, questa è la vita eterna, che conoscano te. Attenzione, qui non è conoscere come lo conosciamo in questa vita, è la conoscenza biblica. La conoscenza biblica è una conoscenza profonda, no? Ricordate il profeta Geremia, prima che venissi formato nel grembo materno ti conoscevo, no? Quindi è la conoscenza perfettissima. Dio ci conosce perfettamente, eh? Ci ha fatto lui. Noi non ci conosciamo, come ci conosce Dio. Né tantomeno conosciamo qualcuno come lo conosce Dio. La conoscenza biblica è la conoscenza proprio profonda, precisa, puntuale, la conoscenza che sfocia sempre nell'amore. Cioè, per come Dio ci conosce, quindi. Il che significa per come sa, come è fatta, come è dotata la nostra anima che lui stesso ha creato, è il motivo per cui ci ama così tanto, è il motivo per cui Gesù è morto in croce per la salvezza delle anime, è il motivo per cui noi sacerdoti dobbiamo spendere la nostra vita per salvare più anime possibili. Perché le anime, in quanto uscite da Dio, sono tutte capolavori, tutte quante. Il problema è che l'anima è quella perla preziosa che ci è stata affidata, di cui parla il Vangelo, e che noi possiamo andare in malora. L'anima è affidata alla nostra responsabilità, alla nostra cura, no? L'anima è anche rappresentata dall'immagine biblica famosa della vigna. Per coltivare una vigna ci vuole impegno, ci vuole fatica, ci vuole attenzione. Cosa traspare di noi stessi anche in questo mondo, no?
Chi è che può conoscere la bellezza della nostra anima, oltre che noi stessi? Gli altri, ma nella misura in cui conosceranno la bellezza della nostra anima, se la nostra volontà è retta, integra, se coltiviamo la nostra anima, se la nutriamo in continuazione. E come si nutre l'anima in continuazione? Non ci sono altri strumenti, li vedremo nella seconda e nella terza parte. La preghiera ben fatta e molto fatta. Quindi, qualità e quantità. I sacramenti ben celebrati, ben ricevuti e frequentemente ricevuti. Sapete che la regola d'oro è messa e comunione quotidiana per chi può, confessione ogni 8 giorni. Preghiera, ci sono dei punti fermi per tutti, quindi per i laici anche, preghiera del mattino e della sera, preghiera prima e dopo i pasti, rosario intero e si partecipa alla messa, preparazione e ringraziamento alla Santa Messa. Quindi questo è la base, ok? Perché la nostra anima possa essere tonica, ovviamente. Rispetto dei comandamenti, combattimento contro il peccato, fuga del male e lavoro sollecito nell'acquisto delle virtù e nella pratica delle virtù. Poi si aumenta. Per noi sacerdoti, oltre a questa base, per esempio, c'è imprescindibile il breviario e la meditazione e la lettura spirituale. Sono cose a cui possono partecipare in maniera più o meno ampia, a seconda degli stati di vita, della voglia che ci hanno, delle possibilità anche fedeli laici. Se queste cose si fanno bene, la nostra anima vive. Meno queste cose, peggio queste cose si fanno, e meno la nostra anima si vede e si mostra nella sua bellezza. Purtroppo la nostra anima vive come forma, quindi incarnata in un corpo che è segnato dalla macchia di origine e che trasmette questo segno, questo sfregio, anche sulla nostra vita interiore, che è tutta sballata, è tutta disordinata. Abbiamo le passioni che trascinano l'anima verso il basso, abbiamo l'intelletto che è limitato, che fa fatica a comprendere, la volontà è debole, tante altre cose, no? Proseguo la lettura. San Giovanni sembra voglia spiegare con questa frase quando dice: Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ancora non è manifesto quel che sapremo. Sappiamo però che quando lo sarà, saremo simili a lui, poiché lo vedremo quale è. Il che vuol dire, attenzione, primo passaggio molto importante, che la beatitudine consiste in queste due cose, che vedremo Dio come è nella sua natura e nella sua sostanza e che diverremo come dei. Bella notizia, no? Noi diverremo dei piccoli dei, perché ciò che Dio è, ha e fa sarà a noi partecipato. Infatti, prosegue, chi gode di lui, sebbene ritenga la propria sostanza, cioè noi rimaniamo esseri umani, rimaniamo membri della razza umana, riveste tuttavia una forma mirabile e quasi divina, in modo che sembri più un Dio che un uomo. Qual è la prova lampante di questo? L'unica creatura che sembrava così già quando era sulla terra. Domanda facile, dai, facilissimo, no? È Maria Santissima, che non per niente i grandi santi che erano ben conosciuta e amata, tipo San Luigi Maria Grignion da Montfort, chiamavano la Divina Maria, non la Dea Maria, ma la Divina Maria. Perché? Perché per la pienezza di grazia e per l'assenza del peccato in lei
Scrive San Luigi Maria Grignona Monfort nel Trattato della Devozione, che attribuisce un aneddoto a San Dionigi l'Areopagita, celebre personaggio molto, molto in auge nella teologia classica. Dice che ne ebbe una visione e che dice: se non fossi stato confermato dalla fede che mi diceva questa è una creatura umana, l'avrei scambiata per una dea, per quanto era divinizzata, no? Saremo così anche noi. Come poi questo possa avvenire, proseguo, si spiega dal fatto che ciascuna cosa è conosciuta o per la sua essenza o per una sua immagine che la rappresenti. Ma poiché non vi è nessuna cosa simile a Dio, per la cui sola somiglianza si possa giungere alla perfetta conoscenza di Lui, ne segue che nessuno può vedere la natura ed essenza di Lui se la stessa essenza divina non si congiunge a noi. Questo vogliono significare le parole dell'Apostolo. Ora vediamo attraverso uno specchio in enigma, allora invece faccia a faccia. Quando dice in enigma, come spiega Sant'Agostino, intende un'idea o un'immagine adatta a far conoscere Dio. Ed è così che lo conosciamo adesso. In questa forma molto imperfetta. Come dice l'Apostolo, no? Attraverso uno specchio in enigma. Lo stesso mostra chiaramente San Dionigi nel De Divinis Nominibus, il Dionigi che ho citato poco fa, quando dice che per nessuna sembianza di cose inferiori si possono conoscere quelle superiori. Infatti, con la sembianza di nessuna cosa corporea si può conoscere l'essenza e la sostanza di ciò che non ha corpo, specialmente se consideriamo che le idee o immagini delle cose devono essere meno materiali e più spirituali delle cose stesse che rappresentano. Lo possiamo facilmente constatare nella conoscenza di tutte le cose, ma poiché è impossibile che di una cosa creata esista un'idea così pura e spirituale quale è Dio stesso, da una tale immagine non potremo mai conoscere perfettamente l'essenza divina. Si aggiunga che tutte le cose sono circoscritte da determinati limiti di perfezioni, mentre Dio è infinito e nessuna somiglianza di cosa creata può racchiudere la sua immensità. Cioè, detto in parole più semplici, qui il catechismo, diciamo, va un po' sul delicato, un po' sul complicato, molto molto semplicemente, non c'è niente in tutta la creazione che possa fornire un'immagine adeguata di Dio. Niente. Dio trascendente. Certo, contemplando le cose create si vedono riflesse le invisibili perfezioni di Dio, la sua bellezza, la sua maestà, la sua bontà. Per esempio, uno vede una grande montagna, una grande catena montuosa, dice, rimane così, quella è una pallida riflessa, è un pallido riflesso dell'infinita maestosità di Dio, no? O tutte le cose belle che noi possiamo contemplare in questa vita, che sono riflesso della bellezza infinita che Dio è. Però bellezza e maestosità sono attributi di Dio, non l'essenza di Dio, che è inconoscibile in questo mondo. Ancora, non rimane dunque altro modo per conoscere l'essenza divina che essa stessa si congiunga a noi, innalzando in una maniera meravigliosa più in alto la nostra intelligenza. È così che diventiamo idonei a contemplare la bellezza della sua natura. Questa cosa, io posso fare una piccola glossa al catechismo, può cominciare in questa vita quando si entra nella dimensione mistica, quindi quando Dio in qualche modo si comunica in forma straordinaria. Ma non è mai, 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 mai paragonabile alla visione beatifica. San Giovanni della Croce e Santa Teresa scrivono che anche la forma più elevata di contatto soprannaturale mistico, completamente dipendente da Dio, che possiamo avere
in questo mondo che ha la visione intellettuale della Santissima Trinità, che è tantissima roba, non è però minimamente paragonabile. Ora, attenzione, per poter conoscere in questo modo, quindi un innalzamento dell'intelligenza che sia capace di contemplare a faccia la bellezza della sua natura senza rimanerne folgorato, cioè noi in questo mondo non possiamo vedere Dio, non soltanto perché siamo ancora nel corpo, siamo mortali, siamo viatori, ma perché è impossibile vedere Dio ora. Non si può. Nessuno può vedere Dio senza morire, dice la Sacra Scrittura, è possibile. Ci vuole una particolare infusione da parte del Signore di un elemento caratteristico, adesso lo vedremo, il Catechismo in uscita tecnicamente si chiama il Lumen Gloriae, il lume della gloria, che renda la nostra persona capace di poter fissare gli occhi. Lo dico per metafora perché non abbiamo altra possibilità sul sole senza rimanerne abbagliati. Proseguo, questo lo otterremo con il lume della gloria, quando illuminati dal suo splendore vedremo nel suo lume il vero lume di Dio, poiché i beati sempre intuiranno Dio presente. Con questo dono, il più grande e il migliore di tutti, fatti partecipi beati dell'essenza divina, godono la vera e permanente beatitudine. E noi dobbiamo crederlo con tanta certezza, che è perfino definito nel simbolo dei padri niceni, doverla noi, per benignità divina, aspettare con sicura speranza. Si dice infatti: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Queste cose sono del tutto divine, né possono essere spiegate a parole o comprese con il pensiero. Nondimeno possiamo scorgere un'immagine di questa beatitudine anche nelle cose percepite dai sensi. Come il ferro, se accostato al fuoco, assimila il fuoco, e sebbene la sua sostanza non muti, tuttavia sembra qualcosa di differente, cioè fuoco. Allo stesso modo, quelli che sono ammessi alla gloria celeste, infiammati dall'amore di Dio, vengono così trasformati che, pur non cessando di essere ciò che sono, da poter dire che differiscono da quelli che sono in questa vita, molto più che il ferro incandescente dal ferro normale. Scrive Sant'Anselmo, per dirla in breve, la somma e assoluta beatitudine, che diciamo essenziale, deve porsi nel possesso di Dio. Infatti, cosa può mancare per la felicità perfetta a chi possiede Dio ottimo e perfettissimo? Domanda retorica e ovviamente risposta retorica, cioè nulla, non può mancare nulla. Ora, 146. La beatitudine accidentale. Apriamo adesso questo altro paragrafo. Alla beatitudine essenziale si aggiungono degli abbellimenti comuni a tutti i beati, che essendo meno lontani dalla ragione umana, sogliono commuovere ed eccitare con maggior forza gli animi nostri. A questo genere appartengono quelli a cui sembra alludere l'Apostolo scrivendo ai Romani: gloria e onore e pace a ognuno che fa il bene. Infatti, i beati non solo godono di quella gloria che mostrammo essere in fondo la beatitudine essenziale di Dio, ovvero congiunta strettissimamente con la sua natura, ma anche di quella che risulta dalla conoscenza chiara e precisa che ciascuno dei beati avrà dell'eccellente e splendida dignità degli altri. Ma pure quanto grande non si dovrà stimare l'onore che Dio loro concede, essendo essi chiamati non più servi, ma amici, fratelli e figli di Dio? Perciò con queste amorosissime e onorevolissime parole, il nostro Salvatore invierà i suoi eletti, inviterà i suoi eletti, scusate. Venite benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi.
cosicché a buon diritto si può esclamare: i tuoi amici, Dio, sono stati troppo onorificati. Salmo 138, versetto 17. Ma saranno lodati anche da Cristo Signore dinanzi al Padre Celeste e ai suoi angeli. Inoltre, se è vero che la natura ingenerò in tutti gli uomini il desiderio di essere onorati da quelli che sono illustri per sapienza, ritenendosi che tali attestati di considerazione siano le più efficaci prove del merito, quanto non dovrà credersi grande la gloria dei beati, professando l'uno verso l'altro la stima più profonda. Quante volte noi vorremmo essere stimati, considerati, no? E quanto soffriamo perché siamo superbi quando non lo siamo. Ecco. Ah, lì si fa a gara, come dice San Paolo nelle sue lettere, in paradiso nello stimarsi a vicenda, nel rendersi onore e venerazione reciproche. Non ha niente a che vedere con la visione beatifica, però è qualche altra cosa. Ecco qui il punto di raccordo con Tenera Amata. Sarebbe infinita l'enumerazione di tutti i godimenti di cui sarà ripiena la gloria dei beati, e non possiamo immaginarceli neppure. Infatti non possiamo immaginarceli, ed è per questo che ogni tanto il nostro Signore apre qualche finestra. Siccome non possiamo immaginarceli, qualcuno ce l'ha fatto vedere, per questo che ho consigliato quel ciclo di catechesi, che è stupendo. Il libro è bellissimo, come tutte quante le rivelazioni private, è stato oggetto di critiche di vario genere, di bersagliamenti vari, quindi liberissimi di non ascoltarlo, di non crederci e di rimanere alla formulazione sobria del catechismo. Quindi l'enumerazione di tutti i godimenti di cui sarà ripiena la gloria dei beati non possiamo immaginarceli neppure. Va bene. Infiniti godimenti che non possiamo immaginare. Questo basta, a questo dobbiamo crederci però, eh? Tuttavia i fedeli devono persuadersi che di tutto quel che di giocondo può toccarci o desiderarsi in questa vita, attenzione, sia che si riferisca alla conoscenza dell'intelletto, sia alla perfezione del corpo, di tutto la vita beata dei celesti ridonderà, sebbene in modo più alto di quel che l'occhio possa vedere. L'orecchio posso dire che comunque possa penetrare nel cuore dell'uomo che afferma l'apostolo. Attenzione, sottolineo, che cos'è la beatitudine accidentale? Tutto quello che di giocondo può toccarci o desiderarsi in questa vita. Nel libro di Tenera Amata si vedrà, che anche cose che ci può sembrare strano, cibi succulenti. I profeti dell'Antico Testamento, verrà il giorno in cui il Signore preparerà un banchetto di grassi viventi, di vini stupendi e di cibi succulenti. In paradiso queste cose ci stanno così come sono descritte, tali e quali. Noi sappiamo che esistono delle cose buone. Ci sono delle cose da mangiare che sono buonissime, delle cose da bere che sono buonissime. Anche tra le bevande alcoliche, inebrianti. Solo che succede? In questa vita è un macello. Nel senso che alle cose buone dobbiamo fare attenzione, se no si pecca di gola. Alle bevande inebrianti ancora di più, perché ognuno deve sapere bene i propri limiti, perché con le bevande inebrianti appena si sfora un pochino i limiti, che generalmente sono abbastanza bassi, che se adesso un bicchiere di vino, un bicchiere di birra o un 4 cc di liquore e stop, perché dopo si parte con la brocca, lì non ci sono queste cose. Non voglio, diciamo così, parlare di un ciclo di catechesi, non mi ricordo come sono state, di quante puntate posso dare un'occhiata al volo, forse una ventina, una trentina, quante sono? 38 puntate, 38 catechesi sul libro al di là dello spazio e del tempo di
Riccardo, Riccardo, vediamo se lo trovo al volo, così un attimo, così via. Per chi non volesse sentirsi da catechesi, si può comprare su Amazon il libro, Al di là dello spazio e del tempo. Fernandez, come si chiama l'autore? Hernandez, Ricardo Perez Hernandez. Ok? Si troveranno delle bellissime suggestioni. Comunque, tutto ciò che di giocondo può toccarci o desiderarsi in questa vita, sia che si riferisca alla conoscenza dell'intelletto, sia alla perfezione del corpo. Cioè in paradiso è tutto bellissimo. In paradiso tutto quello che qui è interdetto, cioè la manifestazione dell'amore, le varie forme di amore, qui è un disastro, qui, perché c'è il peccato originale. Dove sono, per esempio, esseri umani capaci di poter vivere un amore bellissimo, ma senza la dimensione sessuale? Perché in paradiso ci stanno tutti i piaceri, ma non c'è la dimensione sessuale. La dimensione sessuale, purtroppo, qui è imprescindibile. Cioè, se anche una persona non la vuole, non la cerca, come sappiamo, no? È impossibile, a meno che non sia una grazia straordinaria, che con tutte le, come dire, le buone disposizioni possibili, si possa entrare in contatto amorevole anche con i gesti affettuosi con una persona senza che si sentano dei riverberi nella concupiscenza. È impossibile. È impossibile. E per cui se c'è qualche matrimonio bianco, cioè sono stati nel corso della storia, bisogna che il tasso di attenzione sia straordinario, notevole. Due fidanzatini che vogliono vivere casti fino al matrimonio, e proprio casti nella perfezione, quindi rinunciando anche alle forme minori di eccitazione venerea, diciamo così, sono due piccoli eroi. Ma in paradiso la concupiscenza c'è sta più, e quindi la monnezza degradante della dimensione sessuale non c'è, e quindi c'è la libertà di poter conoscere e vivere quegli amori stabiliti da Dio, dalla Santissima Trinità, reciproci, che qui in questa terra sono quasi tutti frustrati, quasi tutti, perché non si possono vivere per questo motivo. Ma ci sono, sia che si riferisca alla conoscenza dell'intelletto che alla perfezione del corpo, di tutto la vita dei celesti ridonderà, sebbene in un modo più alto di quel che possa l'occhio vedere, l'orecchio udire e possa penetrare nel cuore dell'uomo, come afferma l'Apostolo, 2 Corinzi 2:9. Occhio non vide, orecchio non udì, né mai penetrato nel cuore dell'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Quel ciclo di catechesi o quel libro, per chi vuole e chi ci crederà, ti dà una bella rassegna stampa in anticipo, ti fa venire tanta voglia di andare in paradiso, sicuramente. Il corpo che prima era grossolano e materiale, quando nel cielo tolta la mortalità sarà diventato tenue e spirituale, non avrà più bisogno di alimenti. L'anima poi si satollerà di quel pascolo eterno di gloria che sarà offerto a tutti dall'autore di quel grande convito. Allora, non ha bisogno di alimenti. Quindi non sente la fame, ma li può gustare. Non ha bisogno di dormire, perché non sente il sonno. Ma si può riposare, anzi, si chiama l'eterno riposo, no? Ma l'eterno riposo non è una super dormita.
Ok. Chi mai potrà desiderare preziose vesti, sto di nuovo leggendo, siamo verso la conclusione, ovvero ornamenti regali per il corpo lassù dove non si avrà bisogno di tali cose, tutti saranno coperti di immortalità e di splendore, insigniti della corona della gloria eterna. Tenera amata dirà a Riccardo, dice, i vostri vestiti, perché lei era apparsa vestita. Dice, non ti meravigliare, diciamo che in paradiso non ce li abbiamo, sono appunto vestiti di gloria e di luce. Chiaramente quando si dovessero manifestare, come accade in certe situazioni, gli esseri umani sopperiscono. Ma se è parte della felicità umana anche il possesso di una casa vasta e sontuosa, che cosa si può concepire di più vasto e sontuoso dello stesso cielo che è illuminato in ogni parte dello splendore divino? Ci piacerebbe una bella casa. Bella, no? Vasta, sontuosa. Gli uomini impazziscono per le belle case, per le belle macchine, per gli yacht, chi vuole, insomma, queste robe qui, no? Ma in paradiso c'è tutto di questa roba qui. Sapete, quando ancora c'era un pochino di fede, perché adesso non c'è la fede, le chiese che costruivano sono belle o non sono belle? Ma attenzione, una chiesa che è bellissima, quindi piena di opere d'arte, piena di oro, qualcuno oggi tra gli stolti si scandalizza. Ah! Le chiese di una volta, tutto quell'oro, tutti quei marmi, ma quale spreco! Sembrano i novelli Giuda Iscariota, no? Di quando Maria di Magdala giustamente ha rotto un vaso di puro nardo preziosissimo e quello si è messo a fare il gallinaccio, a dire: ah, scandalo! Si poteva dare ai poveri! Una bella chiesa, l'anticamera del paradiso. Le opere fatte lì sono fatte per il Signore e a suo culto e a sua gloria, ma al tempo stesso sono anche ridondanti su di noi perché ci danno una pallida idea della bellezza del paradiso. Quella è la casa di Dio, no? E per vedere come abbiamo perso la fede, andate a vedere che bei mostri, d'accordo, contraddizione in termini, no? Che bei mostri hanno costruito e stanno costruendo in giro. Andate a vedere, per esempio, l'ho detto tante volte, i messali. Prendete un messale del 50, del 40, del secolo scorso, andate a vedere il nuovo messale che sta adesso. Le immagini all'interno. Quanto erano belle le immagini antiche, tradizionali, devote, belle proprio, che tu stai a dire la messa, ti apri quel coso e, come dire, già entri in una certa atmosfera, non ti viene ancora più voglia di dirla. Te vedi sto mostro che c'è sta in giro adesso, che se giri una pagina te piglia un colpo, che vedi una mostruosità che se te la sogni di notte caschi dal letto, ti fa passare la voglia. Se si potesse dire una cosa di questo genere, non ti passa del tutto, ma l'immagine è capace di produrre questo effetto, no? Le chiese mostri, addirittura a forma di anfiteatro, cioè l'altare dovrebbe essere rialzato perché a forma del sacrificio, proprio le irrisioni, le beffe sataniche, no? Adesso sta l'anfiteatro con l'altare in basso, quindi vuol dire che ciò che sta sull'altare è più piccolo di te, no? Sta più in basso rispetto a te. O quelle belle aule protestanti senza manco un inginocchiatoio, no? Quelle non sono chiese cattoliche, sembrano aule protestanti. Però vengono costruite, guardate che per venire costruite vuol dire che passano al vaglio delle commissioni diocesane per l'arte sacra. Sic est, purtroppo. Meno male che in paradiso questa roba non c'è. Perciò il profeta, ponendosi dinanzi agli occhi la bellezza di tale dimora e ardendo della brama di giungere a quella beata sede, dice: oh, qui cita, come
Confessione di Don Leonardo, uno dei miei salmi preferiti, che è il Salmo 83. Quanto sono amabili i tuoi tabernacoli, le tue dimore, Signore degli eserciti. Yahweh Tsevaot. Anela e si strugge l'anima mia per il desiderio degli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Eccolo, i salmi. Ah, guardate, figlioli miei cari, io sono un prete, quindi. Ma pregare con i salmi, ah, proprio, cioè, è un godimento spirituale assoluto. Particolare. Con i salmi in latino, del Breviarium Romanum, il latino della Vulgata, non quelle venute dopo. Ah, proprio, proprio. Si apre il cielo. Tantissima roba. I salmi sono la preghiera ufficiale della Chiesa, eh. Le parole che Dio stesso ci ha messo in bocca è quello con cui vuole essere pregato e lodato. Un prete degno di questo nome, ah, non vede l'ora di andare a dire il breviario. Se è lungo, meglio che è lungo. Sapete che la storia del breviario degli ultimi 70 anni, 80 anni, è stata come dire, la parabola discendente, no? Taglia di qua, taglia di là, taglia di su, taglia di giù, taglia a destra, taglia a sinistra, adesso è diventata una cosa striminzita. Ovviamente, come ormai generalizzato in lingua volgare, ma striminzita, striminzita, striminzita. Ci sarebbe da fare una. Vabbè. E poi. Dulcis in fundo, come si acquista? Sicuramente la beatitudine. I parroci devono ardentemente desiderare e cercare con ogni studio che questo sia il volere di tutti i fedeli. A questo serve un prete. Sapete che se funziona il mio ministero, se tutti quelli che mi ascoltano, tutti, oso esagerare, tutti, gli devi venire una voglia di andare in paradiso che se li divora. Perché noi per questo siamo stati creati, noi non siamo stati creati per qui. Se un prete ti fa venire voglia di andare in paradiso e quindi di detestare anzitutto tutto quello che ci blocca l'accesso al paradiso, che è peccato, e anche di vivere le cose del mondo, ti ha dato dei beni nostro Signore, non c'è la vocazione di San Francesco, tieteli. Non per te però, non tutti per te. Impara ad usarli bene. Quindi il distacco dalle cose di questo mondo. Quindi i parroci devono ardentemente desiderare cercare con ogni studio che questo sia il volere di tutti i fedeli. Questa è la voce comune di tutti. Non vediamo l'ora di andare in paradiso, poiché nella casa del Padre mio, dice il Signore, vi sono molte dimore. Nessuno è sbattuto fuori a priori. Però, attenzione, queste molte dimore, adesso fa un'altra puntualizzazione importantissima circa i differenti gradi di gloria, nelle quali saranno dati premi maggiori e minori a seconda che ognuno avrà meritato. Noi ci dobbiamo pensare, amici, ci dobbiamo pensare a queste cose, dopo non c'è più tempo, ecco un'altra cosa che deve fare un prete. Io devo dirvi, ma moltiplicate le opere buone. Moltiplicate le opere di misericordia, fate un sacco di elemosine, un sacco di digiuni, tante preghiere, perfezione nell'osservanza dei doveri di Stato. Inventatevi tutto, inventiamoci tutto e di più, perché più ne facciamo, meglio, più in alto staremo in gloria. Saranno dati premi maggiori e minori a seconda che ognuno avrà meritato. Finita la vita terrena, è finita. Voi non avete idea della tristezza che prende un povero parroco quando si presentano ai funerali gente che a volte non è che un'altra volta che la vedo sono due, un'altra volta che la vedo è uno, cioè questa, mai vista e conosciuta. Tu dici, ma questo che razza di vita ha condotto? E mo?
Finita la vita dei re, sono finiti i giochi, amici miei, finito, eh? Mai visto, speriamo che non sia dannato. Ma se non lo fosse, una persona oggettivamente vissuta senza Dio, perché questo non è che tu fai il giudizio. Se questo si è confessato mai, non è andato mai in chiesa, basta per farsi un'idea, no? San Tommaso d'Aquino dice: se una persona non sta in grazia, commette peccati mortali. Quindi chissà quante ne ha fatte. Cioè, una persona che non sta in grazia, mica è casto, è impossibile. Anche le persone che stanno in grazia devono lottare per mantenersi casti. Ma se uno non sta in grazia, non è un giudizio temerario pensare che avrà fatto carne da porco per quanto riguarda il vizio capitale della lussuria, maschio o femmina che sia. Perché se non stai in grazia di Dio non riuscirai mai a dominare questa scheggia impazzita che è il serbatoio numero uno dei dannati dell'inferno. Sentite che bello il catechismo. Infatti, chi semina con parsimonia nelle cose del cielo, nelle virtù, non bisogna andare con parsimonia, perché mieterà con parsimonia, ma chi semina largamente, mieterà pure largamente. Io esorto sempre, c'è un punto dolens, le elemosine. L'elemosina è un'opera enormemente meritoria ed enormemente dolorosa, perché nessuno pensi di non essere attaccato al denaro, nessuno, a meno che non abbia dato attestati e prove hard. Non essere spilorci con il Signore, poi, ma meno che mai. Al Signore si dà il meglio, si dà il top. Sempre, dovunque e comunque. Le false umiltà che girano adesso anche dentro la nostra povera e straziata chiesa, i camici di Belfagor, i calici di legno, le croci pettorali girano pure, ci stanno dei vescovi, figlioli miei, un vescovo c'è, cioè una dignità. Noi non possiamo capire la dignità di un vescovo, la pienezza del sommo sacerdozio, un vescovo cattolico. Sapete come un tempo si salutava un vescovo, che ovviamente andava in giro vestito da vescovo? Genuflessione e bacio all'anello. Qualcuno griderà allo scandalo, ma non c'è niente di cui scandalizzarsi. L'anello è proprio il simbolo della dignità episcopale, non insieme alla croce pettorale. Perché? L'anello è l'anulare destro, no? C'ha la sposa divina, che è la Chiesa, di cui è appunto lo sposo, è il custode, è il maestro, è il padre. Il vescovo può amministrare tutti quanti i sacramenti, ha la potestà reale di giurisdizione, ha una sua potestà limitata, non come quella del pontefice o come quella di un concilio, ma di magistero. Sono tutte forme di falsa umiltà. Il vescovo che se gli baci la mano o l'anello, che tolgono la mano, loro pensano di essere umili. Non è così. Anche i sacerdoti, che fanno le mani al sacerdote, non le baci più nessuno, ma non si tolgono le mani. Perché ti bacia le mani a un sacerdote non è che fa un gesto di vassallaggio mafioso, no? I mafiosi baciano le mani ai boss, ma non è questo il senso. Si bacia la mano consacrata, perché un sacerdote non ha la dignità di un vescovo, ma ha la dignità sacerdotale. Quindi non ci si inginocchia e si bacia la mano. Al vescovo ci si inginocchia e si bacia l'anello. Sto dicendo queste cose
per aiutarci un po'. Qui siamo una banda di... ma la croce di legno costa 5 euro, invece le croci di una volta, d'oro, con la pietra preziosa, costerà 1000 euro. Che si possono spendere 1000 euro? E che ti... Ma che quella croce la porti per te? Ma mica la porti per te, eh. Quella croce dice quanto è importante il nostro Signore perché tu rappresenti in maniera piena per te. Le vesti sacre che deve portare un ministro di Dio. Costano o non costano, ma chi se ne importa? E che ci abbiamo i soldi per tutti, tranne che per nostro Signore. Che ce devi fare? Seminiamo largamente. Perciò non solo spingeranno i fedeli verso la beatitudine, ma li avvertiranno spesso che il modo certo per ottenerla è di istruirsi nella fede e nella carità. Voi lo state già facendo, chi sta ascoltando queste parole si sta istruendo nella fede, questa è una catechesi, quindi è un'istruzione. Perseverando nella preghiera e nella salutare frequenza e sacramenti, ve l'ho già detto prima io, prima del catechismo, esercitando in tutte le opere, esercitandosi in tutte le opere caritatevoli verso il prossimo, tutte. Allora la misericordia di Dio, il quale preparò quella gloria beata a chi lo ama, farà sì che si avveri un giorno il detto del profeta. Starà il mio popolo nella bellezza della pace, nei tabernacoli della fiducia, o sentite, e nella quiete opulenta. Sapete che in paradiso saremmo tutti quanti ricchi sfondati, tutti. Però sarà ancora più ricco sfondato chi in questa vita ha esagerato. Noi cristiani esageriamo, non troppo, eh? Però un po' sì. Al Signore molto e al Signore il meglio. È un regalo che noi facciamo a noi stessi, perché il nostro Signore è largo nel ricompensare. Ci abbiamo una vita terrena sola per farci il carico di gloria. Io dico sempre, ma quanta gente sta preoccupata al lavoro, agli contributi, la pensione, per campare decentemente quegli ultimi 20-30 anni della vita terrena. Per carità, ci stanno pure quelli. Ma essere così stupido di non andarti a preoccupare della vita eterna? Ripeto, finita la vita terrena, le chaises sont faites, rien ne va plus, game over, it's done, finito. Ti può fare pure il purgatorio fino al giudizio universale, le pene del purgatorio non aumentano neanche di un briciolo la gloria del paradiso. Quindi, mi raccomando, un prete serve a questo. Se un prete non realizza questo obiettivo, è meglio che se leva l'abito, quei pochi che ancora lo portano, e si occupa di altro. Noi serviamo ad aiutare a prendere per mano le persone, a fargli venire il desiderio del paradiso e a portarcele. Primo con l'esempio e anche con la parola e ovviamente con la somministrazione, l'amministrazione dei mezzi di salvezza che sono quelli che ci portano dritti al paradiso. Bene, amici, Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga. Ci aggiorniamo alla prossima puntata dove cominceremo la parte seconda dedicata ai sacramenti. Laudentur Jesus et Maria.